benvenuti sul canale. Allora, oggi ospite d'eccezione Francesco, no. Francesco perché volevo essere originale. Lui è Hexagon Studio 3D, che voi avete visto spesso sul link sotto i video, perché hai uno studio con set stampanti, disegni sul CAD. Progettazione meccanica e adesso sto approcciando la progettazione organica. Insomma, se avete bisogno di stampare miniature eccetera eccetera, potete cliccare sul link, chiamare Francesco e lui stampa, ovviamente con uno sconto per il canale eccetera eccetera. Okay. Quindi è uno degli sponsor del canale. Perché oggi è qui? Perché è arrivata, come avete visto dal trailer, la Frozen Sonic Mini 8K, che dicono essere la rivelazione delle rivelazioni per le miniature. Vediamo se è vero, e quindi ora, subito dopo la sigla, Francesco comincia a farci vedere proprio fuori dalla scatola, perché l'ho solo montata, il tipo di test che va fatto con il foglio, che avete visto probabilmente negli altri tutorial per chi ha iniziato un po' a interessarsi al mondo della stampa 3D. Quindi subito dopo la sigla. Quella che vedete a destra ve la spieghiamo dopo, serve semplicemente alla pulizia della resina quando è già stampata e poi alla cura, quindi praticamente al fatto che girerà su un piattino a 360 come quelli dei showreel che avete visto da me, solo che in realtà in questo caso ha una colonnina che emette raggi UV. UV, esatto, in realtà è UV, quindi e praticamente ovviamente la resina si indurisce velocemente. I coperchi colorati, per chi non lo sapesse, sono fatti apposta per filtrare i raggi UV, perché ovviamente la luce entra. Qui il studio da me non è il massimo, perché sono tre, cioè è il massimo per lo studio perché ha tre finestre, una figata. Però il problema in questo caso, probabilmente, esatto, quando stamperò metterò sopra un fodero, cosiddetto, che costa una ventina d'euro, fatto apposta su misura, che praticamente all'interno è argentato, l'esterno è nero, la luce non passa completamente, tu lo lasci stampare e ha le modalità per tenere le prese d'aria aperte in modo tale che non vengano bruciate. Vai con l'accensione della stampante, facci vedere fra come funziona. Dietro l'altra parte, da l'altra parte è quella qua. Sì. Adesso dovrebbe fare un beep. Sì. Ecco, là, questo sta è il caricando. Perfetto. Coperto, possiamo rimuovere. Anzi, guarda, avvicino un pochino la telecamera così si vede ancora meglio. Eccolo là. Fantastico. Per appoggiarlo in parte oppure okay. Okay. E adesso dobbiamo procedere con la calibrazione. Cioè, con la calibrazione dobbiamo prima di tutto rimuovere il piatto. Per rimuovere il piatto lo sdichiamo, vedete qua in parte, okay. Si alza tutto. Ok. Dobbiamo stare attenti quando c'è la resina a non versarlo in giro, ovviamente. Il sotto si chiama FEP. È una pellicola che permette alla resina di appiccicarsi solo temporaneamente, perché okay. Deve appiccicarsi al piatto più che al FEP, quindi è flessibile. È flessibile, è un acetato sostanzialmente. Esattamente, quando si alza il piatto permette alla pellicola di spiccicarsi dall'oggetto. Fantastico. E lasciarla tranquillamente. Okay. In questo caso abbiamo anche dei piedini, queste viti metalliche, okay. Che ci permettono di appoggiare tutto il contenitore piano sul senza certo, sporcare la parte certo, sotto. Certo. Perché come stampanti non hanno questa protezione, e se te appoggi distruggi il FEP sotto, perché vai a rovinarlo, okay, graffiti, okay. Perché non vanno bene. Poi noi quei tappeti della Figurchi, in realtà abbiamo i tappeti fighissimi, non sono mai sporchi, no? Però, è che in realtà se i tappeti neoprene li tratto bene, perché addirittura ci passo con lo Swiffer prima delle trasmissioni. Sì. Si sto attento alle briciole. Comunque, questo qua, esatto, siamo sollevati, quindi c'è esatto. Il problema. Ok, tipo. E quindi abbiamo, ok, qui dice dalle istruzioni, che tra l'altro sì. Ce l'hai nel primo cassetto se vuoi. Sì, sì, vabbè, comunque sono siamo due. Sì, esatto, tu non hai bisogno. Sì. E sostanzialmente dice di fare prima il test del schermo LCD. Sì, infatti adesso e, lo facciamo. E lì vai, credo, su Tools. Su Tools, sì, Prints, e poi lo vediamo dopo. Ok. Poi c'è LCD test, noi prendiamo okay. LCD test e fa comparire una sagoma, è quella che proietta qua. Fantastico. Qua compare un rettangolo ed è esattamente quello che vediamo. Quindi okay. Lo schermo lavora correttamente. Okay. La mascheratura funziona perfetto. Correttamente. Quindi non l'hanno sbatacchiata e non hanno rotto esatto. Nessun vetro. Il funzionamento base funziona. Perché ho visto per esempio un ragazzo che si lamentava, è statunitense, gli è arrivata la stampante, questa, e purtroppo il corriere deve aver sbattuto molto la base. Sì. E si è rotto lo spec interno. E quindi auguri che ne può arrivare la stampante. Vabbè, quindi funziona. Funziona. Perfetto.
parte superiore, che parte è la parte superiore, hai le brugole dentro il cassettino. Esatto, adesso dobbiamo utilizzare le brugole. Abbiamo tutto il braccio, che è solo quello che sorregge il piatto, che andrà a immergersi dentro il recipiente con il FEP, okay, che è quello a cui andrà a attaccarsi l'oggetto mentre lo stampiamo. Ok. Tutta questa parte qua è di una qualità impressionante, che abbiamo due rotaie lineari posteriori. Se lo dice posteriori, lui, ragazzi, io vedo alluminio figo. Esatto, però, tutto insomma, CNC casting, CNC o casting, alluminio, beh, una finitura bellissima. Abbiamo una video trapezoidali anti-backlash, che permette di avere una precisione maggiore sulla Z. Figo. E dopodiché abbiamo uno sgancio rapido qua sopra. Esatto. Ho visto qua sotto che è texturizzata molto bene. Esatto, ci vediamo texture inferiore, te sviti così, e hai il piatto esposto. Il piatto esposto è fatto con una texture porosa che permette di appiccicarsi molto bene. Questa cosa è anche esagonale e zigrinata. Vuoi massimizzare l'aderenza. L'aderenza che non è sempre desiderata, perché quando dovrai rimuoverlo potrebbe farti penare. Devi star lì a... Quindi però io ho visto un YouTuber che ha già recensito, che in realtà ce l'aveva probabilmente dalla casa di produzione. Sì. Se guardi nel cassetto, la paletta che trovi all'interno è una paletta un po' più larga del solito, vedi? Che ho visto che le altre c'erano quasi della metà della grandezza. Sì, quello, questo sì, e l'hanno limata apposta perché si insinui meglio al di sotto delle basi. Sì, è bella tagliente. Vediamo un po' se... Quello fare attenzione quando si usa questa paletta è a non uccidersi o farsi male. È chiaro, Io sulla mia le ho arrotondato... Un po' bassa, così ce la fai vedere. Io sulla mia le ho arrotondato più alta. Ok, là. Sulla mia ho arrotondato gli spigoli perché veramente rischio di spaccare l'oggetto perché è troppo tagliente o di farti male mentre la togli, perché devi applicare diversa forza quando fai questa roba qua. Certo. E poi sempre stare più piatto possibile, che se fai così tagli anche il piatto. Vedo tutto da qua dalla telecamera un po' di ombra su un certo tipo sporco sopra sul piatto. Potrebbe essere un po' di grasso, tipo qua nell'angolo, dove lo vedevi? In alto in mezzo. In alto in mezzo. Esatto. Io non vedo niente, okay. Però possiamo sempre pulirlo. Quella luce se guardi sia un'ombra, te lo faccio vedere, guarda. Un'ombra è qua, più o meno. Però no, poi non è niente. No, cioè, esatto. Pensavo che magari fosse qualcosa che potesse inficiare la stampa. No, questo, no, il piatto attacca benissimo per ora in caso. Okay. Basta pulirlo con un po' di acqua isopropili, con uno straccio e a posto. E quindi adesso bisogna praticamente calibrare invece la discesa del... Come si chiama il piatto? Questo è il piatto. È proprio piatto. Piatto. Okay, perfetto. Il piatto che deve calibrarsi praticamente a zero e qualcosa. Sì, deve scendere abbastanza in basso da non essere troppo distante dal FEP, ma neanche troppo vicino, perché se è troppo vicino schiaccia tutta la resina fuori e non c'è spazio per la resina per solidificarsi. Okay. Ci deve essere proprio uno spazietto minimo, che è quello che avremo noi col foglio di carta, in modo che ci sia abbastanza spazio per fare aderire la stampa al piatto. E togli una curiosità, la carta vetrata che trovi all'interno. Carta vetrata, nel tanti si chiedono questa roba. Tra l'altro è molto bella perché dietro è quasi vellutata. Sì, sì, questo qua è comune per le carte vetrate, per non per diminuire la... No, nel senso che no, in realtà io ho della carta vetrata qua in studio, che è proprio carta dietro. Sì, no? Queste qua sono fatte per il wet sanding, si chiama. Ah, ok. Cioè sono fatte anche per resistere quando le immergi completamente in acqua, per non sfaldarsi, e poi tirare fuori e fare così. Perché questa qua cosa ci serve? In caso avessi un problema con l'adesione, ma qua mi sa che per un bel po' non avremo problemi, te usi questa qua per grattare via la parte superficiale del piatto e renderlo più poroso. Lo rendi, sì. È più ruvido, praticamente. Esatto. Questo qua più che altro ti serve per superfici completamente lisce, tipo se mettessimo una superficie magnetica flessibile, che non è già porosa. Certo, la rendi più texturizzata. E così aderisce meglio. Ok, e non occorre spingere, basta che vai col peso della carta più o meno. Spingi un po', dipende da quanto resistente è l'acciaio sotto. Devi avere un po' di graffi che ti dia la texturizzazione della parte. Ok, vado a rizzoomare sulla stampa. Sì, perfetto. Se no parlavi e sembravi un pochino quelli dei Flintstone, che si vedeva solamente le camere, bravi. Dici, ragazzi, dicono, questo ha un volto oppure... Cioè, non capisco bene come sono in quadratura, quindi. Fantastico. Adesso lì dentro hai delle brugole, ho visto. Qui abbiamo due brugole. Mezzo e tre. Sì. Due e mezzo, tra l'altro, è una misura molto americana. Sì, ma qua semplicemente, almeno ce l'abbiamo, in caso ci servono, ce l'abbiamo qua. In realtà su Amazon adesso trovi tutto, però una volta non era facile fare unità. Queste qua in teoria, queste qua in teoria sono tutte brugole, ci servono per smontare completamente la stampante. Esatto, sì, ho visto che due e mezzo, stiamo parlando del piatto. Scusami, del piatto, del FEP, del FEP e della vaschetta. Esatto. Mentre il 3 è perfetto per la... Esattamente. Per il braccio del piatto. Esattamente. Se sei sul 3 sicuro adesso. Esatto, adesso ho studiato la teoria, la pratica, bravissimo, quello gran casino. Adesso con questa qua dobbiamo mollare tutte e quattro le viti che tengono. Aspetta che non ti sto... Scusa, vai tranquillo, che ti faccio vedere. Opla, perfetto. Dobbiamo mollare tutte e quattro le viti che tengono attaccate la parte superiore del braccio del piatto. In modo tale che sia flottante. Esattamente. Noi abbiamo degli alloggiamenti che hanno una dimensione ovalizzata che permettono alla vite di oscillare. Facendo ciò abbiamo un piatto che è appunto flottante. Ok, attacco qui. Facendo ciò, poi lo rimettiamo qua dentro. Deve andare in battuta con la vite sopra.
e lo restringiamo. Perché sappiamo che la dimensione è tutta questa qua. Ora faremo abbassare questo piatto. Se non avessimo mollato le viti, avrei potuto andare addosso allo schermo sotto e spaccare tutto. Quindi questo certo. È assolutamente da evitare. Certo. Quindi continuiamo che siamo mollato, prendiamo un foglio, okay. Lo mettiamo sotto a tutto lo schermo. Okay. E adesso facciamo l'abbassamento totale del piatto. E quindi sempre lì vai su test. Qua vai su Zig Vibration. Ok. Tu hai una 4K? O... Io ho una 2K. Ma sempre Frozen? No, è legale. No, quello che dicevo, cioè non è, Frozen non ce ne hai. Frozen non ne ho. È il caso di prendere una 4, fra. Così abbiamo tutto. Abbiamo tutto, esatto. Possiamo fare tutte le scale e i ragazzi quando devono stampare dicono ascoltami, stampi in 2K questo, in 4K quello, in 8K questo. Esatto, tutte le... 8K però ragazzi è roba di... È mostruosa, veramente sì, mostruosa. Ma io ho visto delle robe che non vedo l'ora di vedere sulle macro, perché quando lo vedi sul canale, e uno ti fa la recensione e probabilmente verrà anche a me da farlo vedere ai ragazzi così, ma fai la macro perché giustamente vai a vedere, sì. Quindi non vedi la grandezza, la cosa figa è riuscire dal vivo a vederla su una mano, perché dipende, cioè dipende da quello, certo. Ah vedi, ora lui sta calibrando, ok, adesso sta abbassando fino al limite, adesso diciamo done, ok, ok, quando fa il suono aspetta qua ho franceso io qua, non okay. Devo fare già done, perché done vuol dire che abbiamo completato. Ok. Cioè, in questo caso io devo stringere le viti. Quindi dobbiamo... Ah, ok, perfetto. Quindi adesso pensavo... Cosa facciamo? Quindi bisogna mollare le viti, farlo scendere. Quando fa il doppio beep va bloccato in modo tale che resti perfettamente esatto. Piatto e li fai done in modo tale che torni su e... Esatto. Beh, vediamo. Beh, allora vedo che il braccio è veloce nonostante vada lento, nel senso che il... È molto fluido il motorino, sì, no? Assolutamente fluido, assolutamente però, preciso. Guardate, silenziosissimo. C'ha un unico componente in movimento. Non so neanche se riesce a entrare nel microfono dell'iPhone, nonostante sia direzionale. Ma se ti avvicini molto, sì. Sì, se no, ma è direzionale, quindi più zoom col telefono, più dovrebbe andare in teoria. Che roba. Adesso sto facendo una calibrazione fino in cima, che non so sinceramente perché la sta facendo, ma adesto vediamo. Probabilmente può sto... vedere la distanza massima. Probabilmente sì. Si bloccherà in cima e farà un altro beep? No, sta semplicemente sceso. Ok. Vabbè, rifacciamo qua. Ok. Quindi ora lui va giù, giustamente essendo flottante, quando sente che aderisce tutto, va il beep. Esatto. E realtà... il foglio serve perché? Perché non si può fare senza foglio? Allora, quello che dobbiamo fare prima, dobbiamo lasciare uno spazio di almeno lo spessore del FEP okay. Tra il piatto e lo schermo. Ok. Se noi non mettessimo niente, lo schermo andrebbe in contatto con... Scusa, il piatto andrebbe in contatto con lo schermo. E spingerebbe sul FEP. Esatto. Esatto, e quindi noi rischiamo di spaccare lo schermo, se noi speriamo di spaccare tutto, quindi è meglio lasciare un foglio in mezzo che permetta di lasciare più spazio tra certo, i due certo. E non solo, va a proteggere anche lo schermo stesso da eventuali e siamo sicuri che per esempio che il foglio sia spesso quanto il FEP? Però di solito li forniscono anche in confezione, ti dicono tipo usa questo foglio per fare la calibrazione. Ah ok. Vediamo, okay. Se c'è uno di questi. No, c'è la garanzia e basta, poi ti spiega esatto le brughe. Vabbè, non c'è, comunque di solito dicono usa, oppure qua c'è scritto, nelle istruzioni mie c'è scritto usa un foglio A4. Tutti okay. I fogli A4 normali da stamperia okay. Vanno bene perché sono spessi certo, 0,2 certo. mm. Ah, ok. Quindi ora, esatto, lui sta sotto. Cercando. Altra cosa importante, adesso dice, e aspetta finché non vada fino in fondo, ok. E comincia ora a dice che non avevo letto e stringi le 4 viti. Ho visto un youtuber adesso che cominciava a fare tipo... E mezza stretta da una parte, mezza stretta sì, dall'altra. Sì, perché questa è la filosofia, ovvero che perché è un matto furioso. Esatto. Te come quando ti dicono stringi le viti, non so, del balcone che è diagonale con diagonale. Sempre bilanciate le cose. Esatto, bilanciate. Quindi non tutto a un lato perché sto potendo imberlarsi, faremo anche noi così. Altra cosa importante. La cosa che mi faceva ridere è che quando ha svitato non ha calcolato i giri che facevano. Quindi io pensavo, ma ora che stringi, perché stai contando tre da una parte, tre dall'altra, che tanto quando hai svitato sei andato a caso. Dovevi contare tre svitate e tre avvitate in teoria, sì. Perché altrimenti giustamente non puoi calibrare. Comunque vabbè. Adesso sì. Probabilmente stai andando piano. Adesso ho fatto solamente con la parte lunga. Esatto, ho fatto cercando forza. Di bilanciare. Le ho solo messe a contatto. Ora, okay. Sempre tenendo premuto il piatto in basso. Tutte e quattro, però le adesso tutte e quattro le ho avvicinate e abbattuta. Okay. Ok. Sempre tenendo premuto in basso, non vogliamo che il piatto si alzi mentre certo. Faccio i movimenti, quindi tengo premuto in basso. Vado a stringere con la parte più grande tutte e quattro le viti in maniera diagonale, quindi prima okay. Che la va davanti. Una e lo posta in diagonale. Un po' così, poi andiamo dall'altra. Così. Okay. Poi andiamo da questa di qua. Sì, in realtà ora hai fatto tranquillo in retta, non in diagonale. Perché giustamente hai fatto dietro e dietro, avanti e avanti, no? Ma così potrebbe imbellarsi. Ok, imbellarsi, ragazzi, è un termine nostro veneziano che significa... Giusto. Cosa significa in realtà? Deformarsi, esatto, sì, storgersi. Sì, non so mica, sono delle venezianate, esatto. Non sappiamo come dirle in realtà. Si imbella, ragazzi. Adesso ho fatto un passaggio di testa da tutte. Tanto avete capito controllo. Cosa vuol dire.
Insomma. E le ristringo di nuovo tutte, okay. Siamo sicuri che siamo a fine corsa. Quindi quelle vanno strette solide. Esatto. Mentre quella nera va appena appena... No, quella nera anche quella stretta ma solo a mano, perché quella è controlla sempre. Ma ho visto che molti dicono quando arrivi a fine corsa non stringere troppo, cioè è giusto che sia... Perché se vai a stringere troppo vai a deformare la posizione spinta. È chiaro. È solo a tenere la fissa in posizione. Esatto. E poi sta qua tutte le forze... Chiusura sicura ma niente di più. Tutte le forze le applicherà verticalmente, quindi non andrà mai a sfilare da qua. È solo una cosa che tiene in posizionamento. Ok. Ora possiamo fare il Dan. Ok. Ora lui vuole muoversi fin in cima, probabilmente per lasciarci possibilità di movimento con il tu puoi già levare il foglio in teoria. Posso già levarlo, okay. Non c'è problema. Ok. In teoria è a posto. Spesso in altre macchine che ho visto, non questa, quindi questa non la conosco ancora, ma ci dovrebbe essere anche una regolazione dello Z offset, ovvero okay. Noi. Adesso abbiamo già fatto la calibrazione in modo che non sia mai appiccicato completamente allo schermo. Ma se abbiamo difficoltà a stampare, cioè trova poca resina sul vado sotto, possiamo dirgli alzare un po' comunque la Z di quel 100 micron in più, in modo da lasciare più spazio e essere sicuri che stampi. Okay. Adesso controllo se c'è anche questa funzionalità. E poi possiamo procedere con la stampa. Questo qua ovviamente è pulito. Sì. C'è anche un... C'è... Dopo rimetteremo sopra. E l'acetato va pulito sempre con l'isopropilico? O sì, generalmente cioè, sì. Spray isopropilico e via. Sì, 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 sì. Okay. E la storia che mettevano tutta la vaschetta dentro il lavaggio? Quella puoi farlo, nel senso che si può fare, sì. Quando non si rovina tutto, no, non si rovina, va benissimo così, lo pulisci bene. Il discorso è che l'acetato tende, cioè l'acqua isopropilico tende a lasciare un po' unti gli oggetti. Quindi se tutta la vaschetta dentro si potrà mungere tutto, quindi dopo devi pulirlo ulteriormente, certo. Solo il metallo esterno, certo. Poi devi asciugarlo. Sì, 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 sì. È una cosa che non faccio sempre, okay, non lo faccio mai, quindi se volete provare fate, però non sarei. Okay. Ok, beh, insomma, sono fatto chi ci lavora, ragazzi. Allora, calibrazione abbiamo fatto, ci di test abbiamo fatto, c'è un'altra funzionalità qua tra quelle quattro che siamo funzionali. Guardate che zoom un pochino, sì. Vediamo un po' se riesco a zoomare proprio sul lo schermetto. Lo schermetto. Abbiamo okay, ci siamo. Il manual che semplicemente ti permette di muovere di incrementi variabili, quello che vediamo qua noi, il piatto, okay, okay, manualmente vai su giù. Esatto, è un'altra e poi abbiamo il vat cleaning. Il vat cleaning potrebbe essere una cosa strana per chi non è abituato a stampare con le stampate resina, ma è una cosa essenziale per la sopravvivenza delle stampe fallite. Okay. Cosa fa? Fa in modo che tutto lo schermo si irradi di luce, okay, in modo da solidificare tutto il piatto in un istante solo. Cosa significa? Che se noi abbiamo pezzi vari di resina dentro il nostro liquido di okay, resina, dentro il vat, ok? È un casino stare a ripescare tutti, o se noi dovessimo svuotare la resina, certo, dobbiamo filtrarli e ricercarli, certo, è un casino. Te fai il vat cleaning e si solidifica tutto il piatto e intrappola dentro di sé tutti gli oggetti rotti. Ah, ok. Tiri via un unico pannello e via tutto. E stacchi via quello, rompi e trovi sì, i pezzi. Se non è che lo te togliendo via, proprio sfilando questo che viene fuori come un foglio di resina, di resina fuori, esatto, ti porta via tutti gli oggetti che sono rimasti lì a trovare. E salvi tutta la senza bella tecnica. Quindi se noi adesso proviamo a farlo, non serve. Quindi in realtà, esatto, quindi in realtà non si rompe il FEP, che è sempre l'acetato, no, ricordo, quando tu tiri via un rettangolo di resina grande come il FEP. Allora, se il rettangolo di resina è completamente rigido, eh, e quindi ha struttura verticale, certo, e lo stacchi così di forza, beh, sì, chiaro, perché te vai a tendere, l'oggetto non si, certo, non si flette, te vai a tendere il FEP finché non viene rilasciato e là può creare dei punti di stress, certo, e romperlo. E quindi come fai a staccarlo? Se invece è un foglio di resina, perché non ha struttura verticale, ah, okay, te con una palice dove c'è una paletta in plastica, non so, c'era una palice, cioè, sì, quella gialla, quella la piccolina. Hai qua sotto, ecco qua, fai di solito, fai così, con attenzione, sconsiglio anche questo, però quando serve, serve. Eh beh, chiaro, se devi farlo. Te, con questa paletta di plastica, vai a appoggiarla. Scusa, aspettami che sì, ti... Ok. Vai a appoggiarla molto lentamente sui bordi del FEP, ok? Ok. Fai così e tendi a sollevare questa cosa che abbiamo appena solidificato, che è un foglio di resina, un foglio di resina, così. È un foglio di resina che viene via. Sollevi l'angolino, tiri via tutto e tiri via tutti gli oggetti, quindi non vai a deformare il FEP. Gli oggetti sono incastrati all'interno. Esatto. E il FEP rimane pulito da vaschetta. Esattamente. Fantastico. A volte ti aiuti con queste cose qua o ma per... Quindi, domandona, sì, che faccio io, che se può venire spontanea anche ai ragazzi. Quindi, quando io devo lavare la vaschetta della resina avanzata, una volta che l'ho riversata magari quella avanzata, sì, dentro, che cosa succede? Che in realtà se la solidifico è più facile levarla? Sì, o... sì, sì, allora... Te ricorda questo, il tuo schermo è sempre più piccolo dell'intero contenitore, okay, qua sotto. Quindi te solidificheresti al massimo un rettangolo all'interno, ah, quest'area. Quindi è sempre libero ai bordi. È sempre libero ai bordi. Ah, ecco la dritta. E quindi anche se te lo qua... Come faccio a staccare tutto dai bordi? No, quello è, se te ti va resina solidificata dentro i bordi è un disastro. Cavoli, hanno pensato a tutto però. Cioè, che sembrano cavolate, però cioè, man mano per esperienza... Certo. Va bene ragazzi, allora io adesso farei tipo uno stacco e andrei direttamente a farvi vedere... dalla messa della resina dentro la vaschetta alla stampa, se non c'è perfetto, la dire, vero? Quindi però possiamo stampare, no? Sì, ok, stampare. Ci vediamo fra poco.
Ok, ragazzi, adesso voi vi fa vedere che ci sono due alloggiamenti che vedete qua. Allora, sì. Che sotto la vaschetta in alluminio, in vedete, abbiamo quattro, sono corrispondenti. Sì, no? Abbiamo quattro piedini che sono quelli che devono incastrarsi dentro questi fogli. E quindi va, si alloca in maniera perfetta. Quindi possiamo appoggiare questo qua così, finché non va a incastrarsi dentro i posti, ecco qua, tac, e poi avviti. Poi stringiamo le viti, ricordassi sempre che a me è capitato di fare stampe senza stringere le viti. Cosa succede? Che il piatto si immerge, beh, il poi si tira su tutto, porta sotto il piatto. Sì, quindi ricordarsi sempre di stringere queste viti qua. Per forza. Non allora, mai. Sotto dovresti avere qua sotto la resina. Non so se è lì o se è qua dentro. Vediamo un po'. L'ho ancora lasciata dentro il contenitore. Questa resina che stiamo per utilizzare è la resina fatta apposta per l'8K. C'è scritto di un minuto di shaking, sì. Ok, che non è vero, okay? No, nel senso che è vero, basta, però se dobbiamo stampare adesso, mentre chiacchieriamo fa un po' così, esattamente, ciao, se noi dobbiamo stampare adesso, perché cosa vogliamo noi? Che non ci siano i vari elementi dentro la resina che si separino, tipo il pigmento, okay, dalla resina stessa, okay, vogliamo essere tutto uniforme, okay. Dobbiamo stare attenti però a non scuotere, diciamo, troppo, come dire, troppo forte, perché se rischiamo di introdurre bolle d'aria dentro la resina, esatto, è peggio. Quando è estremamente fine come questa qua, esatto, qua, è bene squartarla un po'. Per fine, ovviamente, tu intendi che, se vuoi ci sono anche i guanti, per fine tu intendi praticamente che, siccome è una polvere la resina, qui c'è l'acqua, la polvere è elegante. Allora, la polvere è il pigmento. Ok. La resina è perfettamente liquida. Di solito i pigmenti, per qualità, sono o liquidi anche quelli, oppure comunque polveri, ma più che quello che sono, dipende, appunto, che tendono a depositarsi, sono più pesanti la resina, okay, che qui intendi è avere la resina che si deposita. E questa è la acqua grey, quindi è grigia, 8K, sì, che è la nuova della Frozen, fatta, nata apposta per la Sonic Mini 8K, e praticamente viene intorno ai 63 euro al chilo. Abbiamo già visto, tanto so che la domanda che mi farete sui commenti sarà questa, vi dico già la risposta, circa vengono fuori 90-100 miniature da 32 mm con i presupporti. Quindi praticamente con i supporti che vi avevamo fatto vedere nel video che ho messo precedente, e quindi praticamente, anzi ve lo faccio vedere ora il video, non è precedente ma ve lo faccio vedere adesso, in modo tale che vedete sul computer prima di stampare come si prepara un file, dopodiché torniamo qui e mettiamo la resina nella vaschetta. Allora, qui siamo davanti al computer a mettere a posto su C2Box, che è un software che vi danno praticamente anche gratuitamente, che poi ha la parte pro per chi ci lavora, e praticamente Francesco mi sta mostrando come fare a trasformare, quindi esportare un file STL in un file stampabile, che è un'estensione fra CTX, che sarebbe l'estensione di C2Box, suppongo. Esattamente. E qui avete visto, abbiamo messo delle miniature da stampare e la classica proprio navetta, barchetta che fanno tutti, l'abbiamo fatta anche in scala 25% in meno, anzi no, il 25% originale, sì, 4 volte più piccolo. Esatto, e quindi adesso vediamo, appunto, testiamo quanto riesce a rimpicciolire. Questi che vedete sono tutti i layer, quindi tutti quanti gli strati che stamperà, e ora gli stavo appunto chiedendo quanto tempo ci metterà a farlo, e quindi andiamo a vedere quanti strati sono. Per circa 8 secondi abbiamo fatto adesso un ragionamento, per cui hai 2 secondi di esposizione della luce, poi ci sono tutti i movimenti della stampante e si arriva a circa 8 secondi per strato, no? E quindi ora vediamo più o meno quanti strati sono e il computer calcola più o meno quanto ci metterà la stampante. Abbiamo già impostato la 8K, quindi in teoria dovrebbe essere abbastanta precisione, ci dice mezz'ora, 40 minuti, quello che è. Sì. Beh, vediamo un po', adesso stai esportando. Stai lavorando, non devo fare esportando. Ok. Sta convertendo i file STL in immagini e movimenti che andrà a fare la stampante per riprodurre. Notate che siamo così precisi che abbiamo il computer con le luci blu per il G2Box con le... No, scherzo, questo non l'avevamo fatto apposta, ma vabbè. Ok. Vedi cosa ti dicevo. E qui siamo arrivati, esatto, al tempo. Qui dice 4 ore 31. Dice 4 ore. Perché dice 4 ore? Adesso vediamo. Che cattivo. Perché ci sono dei settaggi che fanno andare estremamente lento. Vuoi che leviamo il grosso? Che vediamo se si mette meno. Ma adesso sto guardando le cose che sono più alte. È il grosso, sì, è quello che aspetta, laga abbastanza. Laga, perché computer... Sì, è quello là, è questo qui, quello più grosso. Che aggiunge almeno un'ora di tempo, fa un quarto solo lui. Perché vedi, sopra fatto questa verticale. Sì. Proviamo a levare lui e vediamo un pochino. Dobbiamo levare almeno un'ora. Sì, leviamo lui e vediamo un po' che succede. Provo diminuire ancora un po' di più. E noi ci vediamo tra un po' davanti alla stampante quando abbiamo risolto questa cosa. Vi ricordo che per usare la resina normalmente guanti, come vedete lui, mascherina per il discorso dell'inalazione,
e poi addirittura c'è chi consiglia gli occhiali a mascherina, tipo, che sono quelli da saldatore di gomma che ho trovato in ferramenta, perché non deve ovviamente raggiungere gli occhi per sicurezza se schizza, ok? Perché è irritante e quindi dà fastidio. Comunque, ora mettiamo dentro, quante ne mettiamo per fare queste tre miniature? Allora, queste tre miniature basta poca resina veramente. Il discorso è che noi dobbiamo comunque riempire almeno tutto il piatto. Quindi perché... vai sul max. No, non vado sul max, devo riempire tutta la superficie almeno tutta la superficie, non posso rimanere in zone con la resina. Oh, chiaro, chiaro. Quindi almeno metà prima del max. Metà del max, ok. Il max serve per quando vuoi proprio riempire tanto la resina. Qua basta metà del max, non riempire anche troppo, perché tutta la resina che butti dentro, come dire, viene soggetta a essere mossa, tutto, quindi più la conserviamo dentro. Sì, poi evidentemente se vuoi lasciarne un po' di più stampo altro dopo. Sì, ma questo qua ti basta anche per altro. Poi stiamo sempre dentro la goccia che cola e poi possibilmente pulire. Perfetto, e quindi poi la bottiglia. Poi metti il tappo e via. Questi abbiamo fatto il calcolo, sono circa 53 grammi di stampa. Era tutto quanto il file, 53 grammi. Cioè, esatto. Quindi in realtà questo è un cavolo. Sì, questo qua sono pochi grammi, 5 grammi forse. Ok, adesso come funziona? Adesso dobbiamo mettere dentro la chiavetta. La chiavetta, ok, qui. Inseriamo qui. Ok. Vediamo che dice lui. Un print. E qua abbiamo i file che abbiamo preparato prima. C'è un file di test già preparato dalla Frose. Certo. C'è il file da 4 ore e mezza che faremo prossimamente. Ok. E c'è un file più rapido, da circa 40 minuti, che abbiamo preparato per vedere i primi test. 40 minuti, ragazzi, Allora, vediamo. Facciamo così. 40 minuti dove abbiamo messo come unico parametro diverso dalla base che davano loro su G2Box. Non so se ve lo abbiamo messo nel video, quindi ve lo dico a voce. Invece di 0,05 a strato, abbiamo messo 0,1. Quindi praticamente abbiamo dimezzato il tempo, perché ovviamente gli strati saranno un po' più larghetti spesso. Sì, abbiamo raddoppiato lo spessore di ogni strato, quindi... Calcolate che facciamo la classica navetta che avete visto insomma nel video, e quindi non è niente di che. Di solito quelle lì vengono fuori tutte a filamenti, no? Esatto, quella è un classico. Dobbiamo coprire però adesso il... Allora, la copertura è, come dire, per il sole. Certo. Cioè, questa qua non è necessaria, cioè puoi stampare benissimo aria aperta. Noi la mettiamo... Mentre che fa figo. Che fa figo, che è tutto. Ma per spiegarti che non è necessaria. Esatto, cioè serve solo per filtrare i raggi UV. Effettivamente invece lì la polvere e qualsiasi altra cosa che non ci verrà dentro. Qua deve essere più la polvere che altro. La polvere, certo. Quindi certo, più la tieni chiusa meglio è, però non è essenziale per il suo funzionamento. Sentiamo un po' il rumore. Adesso il rumore, cioè il movimento della Z, che una volta arrivato fino in fondo lo sentiremo pochissimo, perché si muoverà veramente di poco. Ci sono i ventoli sottofondo che vanno a raffreddare la continua illuminazione. Ma sono già in azione le ventole? Sì, dovreste già sentire. Aspetta adesso un attimo, sentiamo qui ragazzi. A me sembra. Questo è quello che si sente. Non sembra male, eh? Non sembra male, no? Ho levato la musica apposta per farvi sentire, Se qua il piatto si è completamente immerso. Esatto. Questo qua è il sensore di fine corsa, che inoltre è ottico, visto, quindi è estremamente preciso. Esatto. E sente. Sta c'è un primo strato. E fa un bip ogni volta che fa uno strato? Questo, la mia no, però questa a quanto pare sì. Magari lo leveremo. Oh no, penso sia il allora, non sia un problema. No, no, no. Il beep penso sia legato al fatto che il sensore di fine corsa sente la fine corsa. Ah, ok. Cioè, quindi è solo il primo strato. Fa il primo strato, fa beep. Ah, e poi basta, non lo sente più. Giusto, adesso vediamo. Questo qua è quello che sta proiettando in questo momento all'interno della vasca. Ok. Il primo strato, vedete che è più lungo di tutti gli altri, che sono 2 secondi dentro il rilasciamento. Perché il primo strato deve essere molto solido per aderire al piatto bene. Se fosse appena solidificato come tutto il resto, perché la resina viene solidificata in 2 secondi a strato, ma solo per tenerla in posizione. La vera solidificazione finale l'ha fatta dalla macchina, che vedremo dopo, certo, che la solidifica per 3 minuti. Certo, certo. Quindi noi qua dentro facciamo i tempi minimi per garantire l'adesione e la coesione della resina stessa. Ah, ma quindi in realtà adesso non viene fuori tutto, ma in realtà resta lì e va su giù in 2 secondi. Esatto. Io pensavo che tornasse su, tornasse giù. Invece ora in realtà... Finché non, giustamente, non fa spessore di stampa, lui non è che va su. No, va su e giù, come dici. Sì, ma no, non è che è esattamente come sai te, cioè va su e giù, non è che va su e giù di centimetri, esatto, va su di pochi millimetri. Esatto, di 0,01, esatto, quindi 0,1 in questo caso. Lo vedremo emergere dalla vasca, che adesso è tutto immerso, probabilmente tra qualche minuto, cioè adesso sicuramente non lo vedremo emergere. Questo sta facendo i primi strati. E lì ti fa vedere, esatto, ti fa vedere gli strati. Allora, qua c'è l'indicazione di strati, 3 su 192. 192 strati dobbiamo fare. Ah, ok. Qua c'è la percentuale. Tra l'altro si può mettere anche in pausa, fantastico. Sì, si può mettere in pausa. Si può stoppare. Poi, solitamente si mette in pausa per controllare quando non si è sicuri dell'adesione del primo strato. Di qualcosa del primo strato, ok. Che in realtà ti fa vedere apposta sul video per questo motivo. Esatto. Ok, dietro tra le altre, ragazzi, in alto a destra dello schermo noterete che c'è praticamente un pezzo di luce UV che esce fuori proiettato sul muro là dietro,
che viene fuori da sotto praticamente delle feritoie della stampante, perché il proiettore UV ovviamente è all'interno sotto il piatto e sotto lo specchio. Esatto, in realtà queste sono feritoie per fare appunto respirare tutto. E da lì esce. E da lì esce la crea luce che praticamente viene irraggiata da qua sotto e traspare attraverso il corpo della stampante. Benissimo, qua adesso la stampare, non c'è niente a fare. C'è solo da aspettare. Questo è il paccato di stampanti a Resia, che non vedi niente. Sarebbe da lasciare qua e fare un bel 5 per fargli vedere la velocità a 5 per. Esatto. E lasciare un pochino che il video vada avanti, in modo tale che poi un pochino. Io ve lo lascio un po' in time lapse, ragazzi, e poi ci vediamo per un recap e vedere la stampa per andare avanti. Il piatto rispetto alla al FEP, quindi alla vaschetta, sì, che vuol dire che ha finito sostanzialmente. Esattamente, ha finito, come possiamo vedere. 99% vuol dire che deve arrivare in cima. E poi si ferma. Gocciola anche poco, dai, pensavo peggio. Sì, sì, no? Sì, ho pensato bene il piatto e gli oggetti sono. Chiaramente voi non vedete quello che c'è sotto e vi tengo un po' in suspense. Intanto vedete il piatto alzarsi. Sentite nel frattempo sempre la silenziosità dell'apparecchio, che non è colpa. Ci siamo messi ovviamente un ripiano, adesso è in emergenza perché è il primo giorno, poi farò un ripiano fatto bene, di solito a base siliconica era meglio, dove hai praticamente il cartoncino che abbiamo preso. Adesso noi. Dove, esatto, tu stacchi quello e lo metti qua sotto. Abbiamo il piatto, sì. Ok. Provo anche a mostrarlo. Stacchiamo, esatto, aspetta che più qua davanti, qua. Perfetto. Fermo un attimo che vado in zoom ed ecco lì ragazzi. La nostra prima stampa ed è venuta bene. Decisamente bene. Vedo che la base è figa. Ovviamente ora lo vedete come se fosse ricoperto di cioccolato fuso, perché ancora dobbiamo lavarlo. Sì. Quindi adesso spostati pure, che tanto io mi sposto con la telecamera e mi giro da te. Ok. Voilà. Ci mettiamo qua. Ecco, con la paletta. Adesso qua. Un secondo che stacco, levo via questo che non mi fa vedere. Esatto. Adesso aspetta un attimo, metto un 3 per. Ragazzi, voi abbiate pazienza, ma oggi sarà fatto tutto artigianale per farvi vedere al top. Ok, e adesso stacchiamo. Quindi pian pianino. Allora la barca non ha supporto. Non ha nessun supporto. Quindi qui se sbagli glielo rompi. No, evitare di spaccare. Infatti, di solito come si fa? Sto piatto, si do dei colpettini. Esatto. E fino a qua via. Eccola qua, è andata. E vieni via. Attacchiamo adesso con l'acqua tutti i supporti, quindi possiamo premere un po' di forza. Forse inclinare di più, esatto. No, va bene, strepiatto. Ah, ok. Finché non viene via. È tagliata apposta così. Esatto. E viene anche qui, pianino. Eccola qua. Ed ecco qua. Tutto. Adesso cosa facciamo? Mettiamo il cesto dentro questo. Opla. Questo qui è l'altro macchinario, il contenitore. Ci serve praticamente per, dentro abbiamo messo l'isopropilico, che è un alcol al tipo 99%, se lo bevete schiantate, ma non si può bere ovviamente, e praticamente è fatto apposta per rimuovere la resina, si usa moltissimo per tutte le apparecchiature tecniche che possono essere, per esempio, intanto Zacchi, vi posso vedere così. Ok, vedete che adesso lui sta mettendo nel cestello queste cose, inserisce il cestello dentro e ovviamente la resina
comincerà, vedete che è già diventato orpido, comincia subito a pulirsi, perché l'arco è fortissimo. L'arco scioglie subito. Tra le altre avete visto che Francesco ha levato già i supporti, sì, in questo caso perché e si sposto la telecamera. Adesso dobbiamo arrivare là. Aspetta che ti faccio passare, tanto i ragazzi sopporteranno un secondo. Ok, sì, e andiamo a finire sul macchinario, ecco lì. Allora questo si accende dietro, esatto. Vai su wash, esatto, allora chiudiamo questo qua e tanto per sicurezza mettiamo il giallo. Il giallo che servirà maggiormente. Tra le altre anche sull'altra, meglio se mettiamo la sì, adesso chiudiamo anche l'altra. Non si indebisce. Questa no? Qui, sì. Okay. E qui, beh, finora niente sporcature, bellissimo. Esatto. Lì, cioè già qua abbiamo sì, due modalità, wash and cure, esatto. Passato, stiamo su wash, qua mettiamo il tempo. Quanti minuti metti? Qua su 10 minuti, bastano 2 minuti diciamo di pulizia. Premi, questo. Esatto. Sotto c'è un magnete, ragazzi. Il magnete praticamente fa girare la rotellina che fa un vortice e il vortice ovviamente fa andare l'acqua. Cioè sì. pulisce con l'isopropilico, riesce a... Fa in modo che l'alcol continui a muoversi e in modo che si scioglie in modo più in fretta la resina. E così in 2 minuti abbiamo pulito veramente. A quel punto, quando esce, mettiamo il piatto sempre in questa AnyCubic, che è geniale. Questa qua, ragazzi, viene 100 euro, però vi assicuro che praticamente anche io che non sono esperto ho capito al volo che anzi, meno esperto sei, meglio è averla. Perché praticamente ti pulisce tutto lei, fa tutto lei, invece che star lì con lo spazzolino, con alcol, eccetera, eccetera. E via. Adesso mettiamo il piatto dentro, sì. Esatto. L'altra stampa, va bene. Il piatto che può essere girato in un modo o nell'altro, vero? No, qua c'è solo un senso. Ah, ok, perfetto. Adesso qua sta cambiando direzione. Cambia direzione, chiaramente, è geniale, addirittura cambia di difesa. Ok. Vado un po' verso così si vede anche l'altra, eccolo qua. Belle anche accanto, arancione e giallo azzeccate. Ci sta. Allora c'era qualcuno, non mi ricordo chi, che si lamentava di un AnyCubic nuova che aveva, mi sembra, blu. E hanno detto, sta cosa qua del blu in realtà rompere le scatole. Più che il colore effettivo era il fatto che lasciava passare attraverso la luce del sole peggio di altri colori. E quindi non era il massimo. Ok, e qui guardate, qui ci sono già i supporti, vi faccio vedere qua. Sono vedete rimossi. Che qui abbiamo rimosso i supporti. Sì, in queste cose abbiamo rimossi, andrebbero anche rimossi successivamente dopo che sono stati lavati, ma in questo caso si stanno rompendo mentre li stavo appunto maneggiando, esatto. Quindi tanto quella l'area a rimuovere esatto. In principio. E qui abbiamo già finito il lavaggio, guardate che roba, già finito tutto. Adesso estraiamo. E adesso la figata è che sotto vedete c'è un piatto traslucido, nel cassetto abbiamo il nostro piattino rotante e basta appoggiarlo sopra, si prende, ovviamente vanno estratte dal cesto, sempre guanti ragazzi perché maneggiate alcol, resina e roba varia. Quindi ora sono completamente pulite, ma non ancora solidificate, giusto? Esattamente, non solo, sono anche bagnate prima di asciugarle, cioè prima di solidificarle è necessario asciugarle. Ah, sennò possono creare aloni e cose indesiderate. Quindi vengo qui sopra a filmarti. Sì, normalmente si dovrebbe lasciare asciugare all'aria per del tempo. Io lo faccio così anche diverse ore e le asciugo in un secondo. Quella è una vasetta, ragazzi, accanto sono le 2 navette che abbiamo fatto, io vi faccio notare già che la seconda navetta, quella piccolina, è grande come l'unghia di una mano. E guardate che roba. Adesso, di solito appunto ripetevo, li lascio asciugare all'aria, ma in questo caso possiamo anche tamponarli un po' con lo scotch qua, in modo da portare via l'alcol. E asciugare il più possibile. Con questo, quella piccolina. E abbiamo la vasetta. Abbiamo fatto questi modelli perché erano i più rapidi da fare. Sì, era veloce, ragazzi, poi cominciano a stampare miniature come piovesse, quindi non vi preoccupate. Esatto, cominciamo a vedere ad esempio. Mi sposto verso il piatto, vedete che guardate, ho messo già il piattino track ed è praticamente il piattino della Shoril che gira. Solo in questo caso metti il coso di coperchio giallo e coperchio giallo. Vai su cure invece che su wash, giustamente. Anche qua. Quanto gli dai di solito? Allora, di solito siamo dai 2 ai 4 minuti di solidificazione. Okay. E in questa volta facciamo 3 minuti e anche qua. Ok. Vediamo.
Ah, si è staccato. No, aspetta. Cos'è che non mi piace qua? Vediamo. O è staccato. Ah, forse non è allineato il coperchio. Ci sta, che ho visto ieri che staccando il coperchio si blocca. Adesso 20 minuti. Sì, esatto. 20 minuti. Ah, il coperchio qua dovrebbe sentirlo. Esatto. Ah no, aspetta, forse il lato. No, l'altro è giusto. Sì, no, è giusto, è giusto. Cool. Esatto. Ok, forse non sentiva bene il coperchio. Ovviamente ora voi ragazzi vedete la luce verdognola perché è attraverso il giallo. In realtà è la tipica luce viola. Esatto. Se voi levate il coperchio si ferma tutto. Esattamente, c'è un sensore. E adesso dopo 2 minuti, 3 minuti che andiamo facendo, avete praticamente la miniatura già stampata, perfetta, che è lavata, asciugata e solidificata. E potete giocare. Sì, primer e si comincia a dipingere. Esatto. Quindi in realtà vedete che, guardate, la basetta che ho fatto è di una miniatura che è di Loot, che sono bravissimi, ultimamente fanno delle cose incredibili col Patreon. Questa era gratuita se ti iscrivevi praticamente al loro, alla loro newsletter, ed è praticamente un, probabilmente qualcuno di voi ce l'ha, è un avventuriero che sulle spalle ha un sacco di carabattole, zaini, roba tipo la, il goblin di Labyrinth, se qualcuno di voi se lo ricorda, e tra un pochino insomma lo metto in stampa, così abbiamo anche la miniatura. E andiamo proprio a vedere come fare proprio a finire la miniatura una volta che è incollata, la primer dipinta e via. Bene ragazzi, io adesso lascio scorrere il minuto 50 e andiamo a vedere da vicino. Ecco qua ragazzi, allora abbiamo finito, 3 minuti, staccate e ancora sul piatto, guardate che roba. Qui posso toccare tranquillamente con le mani perché siamo a posto. Guardate che roba ragazzi, cioè questa qui è grande come la mia falange. È la tipica barchetta che viene stampata per fare qualsiasi tipo di prova. E vi faccio notare, vediamo se la macro ci ausilia. Guardate, la macro del... Eccolo qua, guardate che abbiamo la macro dell'iPhone. Guardate che roba, la definizione. Guardate qui. Cioè, lo vedete che... Quanto grande è rispetto al dito. E questa è quella grande. Sì. Guardate quella piccola. Si è spaccata. Sì, ragazzi, si è spaccata dove? Su un fianco, se vedi. Ma penso sia per colpa della mia spatola, che è stato troppo violentemente. Ok, che poi si vede poco. Poi vedere dal fianco là. Ma vedete quanto piccola è. E guardate il tetto che è zigrinato. Aspetta che... Eccolo qua, lo vedete? Quella macro così. Era bullo questa roba. Tutto zigrinato è dato dagli step che fa appunto gli scalini dati dalla stampa. E qui preparatevi perché questa qui è impressionante. Questa è la basetta. Guardate la basetta. Qui si vede persino la zigrinatura del terreno sotto i piedi. Calcolate che sono piedi grandi come un umano dell'impero tipo. Ma guardate l'erba, i ciuffi d'erba e la basetta che definizione ha. Sotto ovviamente piatta. Sotto è piatta. E con... valimata semplicemente. Esatto, ma guardate che roba e quanto grande è. Oh, ragazzi, che dire? Direi che l'acquisto ci sta tutto. La macchina funziona bene, adesso non ci resta che metterla sotto stress a stampare roba strafiga. Adesso ci vediamo fra un attimo per un recap con Francesco, così lo salutiamo, lo ringraziamo e ci vediamo alla prossima puntata. Facendo vedere un paio di cose che io non noto perché giustamente è la prima volta che le vedo, cioè vedo le miniature a livello di definizione, siamo a livelli di GV in questo caso, è pazzesco, sì, una roba così non l'ho mai vista. È assolutamente mostruoso. Qui siamo a 22 micron, no? 22 micron di precisione planare XY dato dai pixel a 8K. 22 micron ragazzi vuol dire che rispetto a un millimetro, sì, esatto. Siamo a 100, sì. 22. No, meno sì. Ancora. Un millimetro sono 1000 micron. Esatto, 1000 micron, esatto. Quindi 22 micron sono 0,022. Ciao. Esattamente. Aiuto. Quindi è mostruoso. È pazzesco. La definizione verticale invece in questo caso abbiamo messo 0,1 millimetro, millimetri, 100 micron. Mm-hmm. Infatti qua, dato che non c'è inserito l'anti-aliasing, e possiamo vedere tutti i sentire che ha tutti i gradini, che in realtà non si dovrebbero sentire. Se invece mettiamo l'anti-aliasing. Anti-aliasing e 0,05 di step. Certo. Non si vede niente. Sì. Sotto invece abbiamo un po' di cicatrici, dei supporti. Certo. Quella basta passare su. Certo. Rimane un attimo e via tutto. Sì, sì. E abbiamo dei filetti che si potrebbero tirare via con una pinzetta o cose del genere. No, che sono anche i supportini. Dimmi. No, dimmi. I supportini dell'erba. Ah, ok. Che serve da rimuovere anche quello. Ok, quelli. Ok, ok.
che rischia anche di levare l'erba, ma no, è tanto alla fine si un po' di terra, sì, magari. Sì, no. Ah, vabbè, ok, ma lì vedi, sono, vedi quella, piccoline. Sono piccoline, sono finissime. Madonna. E basta. Questa è la barchetta. La barchetta è impressionante. Cioè, ragazzi, la barchetta piccola sta all'interno della basetta da 25 mm, questa è una 25. Sì, pazzesco. Pazzesco. Cioè, questa roba... Fa venire voglia di comprare basette finalmente online, che non avevo mai prese. Adesso un po' di basette scolpite potrebbe essere anche un'idea, perché ne stampi un po', ci metti poco e ti fai delle cose di casa. Esattamente. Poi volevo far notare un'altra cosa, che c'è il primo strato, che in questo caso i primi strati sono più densi, più larghi della base del normale. Infatti questo qua è possibile vedere dalla barchetta, che normalmente dovrebbe essere più liscia, però è dovuto al fatto che sono stati sovraesposti durante la stampa, okay, per solidificarli meglio. In oggetti che hanno i supporti come questo qua non si vede niente, perché questa espansione maggiore viene presa direttamente dai supporti, quindi l'oggetto rimane perfettamente le dimensioni che sono. Pazzesco. Allora, io ti ringrazio. Figurati. Ragazzi, se avete bisogno di stampare cose, andate da Hexagon, chiamate Hexagon, perché tanto fra sconti questo e quell'altro vi assicuro hanno diversi modi di stampare, quindi tipo tutte le cose che vi sto facendo vedere in questi giorni anche per il Kickstarter di My Dungeon sono fatte per esempio in PLA a filamenti, e quindi sono vuoti, costa un po' meno, quindi ci sono varie escamotage per poter avere varie qualità e quindi compromessi anche di qualità prezzo, no? Però insomma, si può arrivare a questi livelli oppure andare tranquillamente sugli elementi scenici, che non vi serve avere la definizione della moto, intanto un paio di limature, di lime, e avete risolto il problema iniziale, anche la carta vetro 00 che ci passa un po' intorno al sasso stampato e hai già levato lo 02 esatto. Quindi niente, ti ringrazio e noi ragazzi ci vediamo alla prossima puntata.